siamo ancora al basket sotto le stelle, seconda serata, siamo con una colonna storica del basket a Porcari, Mirko Giori, ormai in panchina quella stabile per una serie di vicissitudini. Ti abbiamo visto volentieri a questa quarta edizione del basket sotto le stelle, che te ne sembra così a caldo? È una cosa per Porcari bellissima sicuramente, ci sono tanti amici e tanti colleghi che ancora giocano, vedo sul campo, io purtroppo per ginocchi non posso più giocare, quindi sono contento che venga organizzato tutti gli anni questo torneo qui in questo comune dove sono nato e penso faccia bene anche a tutto il movimento del basket, sia maschile che femminile. Quest'anno ti abbiamo chiesto un piccolo sforzo organizzativo e infatti gran parte dei cartelloni che girano per il campo escono dalla tua azienda, di questo te ne ringraziamo. Ci auguriamo che magari nel tempo diventiamo partner più stretti di questa iniziativa e magari che, come sta già succedendo, siamo usciti dalla regione, sono arrivate delle squadre anche da Cremona, magari diventiamo un evento europeo, speriamo, mondiale, ce l'auguriamo. Intanto ci accontentiamo di far bene, sì, a Porcari. Sì, io spero anche nei prossimi anni, insomma, di essere un pochino più presente anche a livello di aiuto per un discorso di raccolta sponsor, queste cose qua. Quest'anno siamo arrivati, lo sai benissimo, un fondo, un po' tardi. Quindi vediamo nei prossimi anni, insomma, di dare una mano un po' più sostanziosa. Grazie Mirko e alla prossima intervista. Grazie.